Amici della C, una giornata di mercoledì caratterizzata dagli ultimi effetti, diciamo, di quella instabilità pomeridiana che tenderà a sparire a partire dalla seconda parte di questa settimana sul meridione Italia, dando luogo a una fase estiva che si protrarrà almeno fino al weekend. Attenzione alle temperature perché cresceranno in seconda parte di settimana. Lo vediamo bene dall'analisi a 5.000 metri, l'anticiclone di natura subtropicale, e lo vediamo ancora meglio a 1.500 metri di altezza, colorato in viola dal continente africano e protesa verso l'Italia centro-meridionale, una cupola molto calda, di aria molto calda, di natura africana subtropicale, che spiega il perché andremo verso temperature di 35 gradi. Discende aria fredda sulla costa atlantica, risale aria più calda dal continente africano. E sarà una giornata caratterizzata ancora da instabilità pomeridiana al sud e al centro, stante diciamo l'ultimo afflusso di correnti nord-orientali alle medie altezze, che disturberanno, diciamo, i pomeriggi, ma questi effetti tenderanno a sparire completamente nella seconda parte di settimana, dove avremo assoluta stabilità meteorologica. Al nord una giornata di fasi soleggiate lungo entrambi i settori costieri dell'Alto Adriatico e del Mar Ligure, ma annuvolamenti e a ridosso la catena alpina con fenomeni pomeridiani. Sul centro Italia ultimi fenomeni nel corso del pomeriggio di mercoledì nell'entroterra e a ridosso dei rilievi nel corso delle ore pomeridiane, fascia oraria 14-17 è quella più critica. La stessa fascia oraria vedrà dei fenomeni comparire nell'entroterra catanzarese, cosentino e a ridosso particolarmente dei rilievi del Pollino, della Sila, nel corso del pomeriggio, ma saranno gli ultimi effetti dell'affondo fresco da nord-est che tenderà a cessare completamente nella seconda parte di settimana. Lo vediamo indicato dalla grafica, simboli di nuvole a ridosso della Sila, bel tempo invece lungo la costa crotonese con annuvolamenti nell'entroterra. Sul catanzarese ancora nubi pomeridiane con brevi fenomeni a ridosso del Reventino e della Sila catanzarese, e stesso discorso per quanto riguarda le serre, con possibilità di fenomeni nella fascia oraria dalle 14 alle 17 che tenderanno poi a cessare, diciamo, a inizio serata. E bel tempo sul Regino con annuvolamenti residui sulla Spromonte. La grafica riferita alla giornata di giovedì vede nettamente il miglioramento, vediamo già il sole sul crotonese, ma sarà così anche sulla costa catanzarese, tirrenica, sulla fascia ionica catanzarese, tutto il Tirreno cosentino. E diciamo non sono previsti più fenomeni nel corso del pomeriggio, perché andremo verso una fase di stabilità meteorologica che permarrà per tutto il weekend, con temperature che cresceranno rapidamente stante la cupola africana fino a 35 gradi nel corso del fine settimana. Direi che per oggi è tutto, un saluto da Gonotaro per gli amici di La C.